Uè, uè, l'Italia è una repubblica fondata sul bravo guaglione che è intelligente ma che non si applica. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Occhio al Mondo. Quante volte avete sentito "è intelligente ma non si applica"? Quante volte me lo sono sentito dire io? E alla fine posso anche essere arrivato a crederci, come al mio solito, facendo delle elucubrazioni, quindi sostenendo di essere stupido. No, niente di nuovo alla fine. È un discorso che faccio tantissimo con amici e persone su Telegram che hanno una certa reticenza nel considerare il sistema scuola un mezzo utile per imparare a vivere la vita, no? Peraltro, secondo me, sta cosa è sbagliatissima, but still. Cioè, per quella pochissima esperienza che ho come educatore, capisco davvero la sensazione di vedere un ragazzo con delle potenzialità che però, sai com'è, potrebbe arrivare a dar 100, ma punta a 5, perché tanto 5 è comunque meglio di 0. E io allora, come educatore, in quanto figura che in teoria dovrebbe indirizzarli, cosa dovrei fare? Come mi dovrei porre nei confronti di una situazione di questo tipo? Perché se dicessi "sei intelligente, ma puoi dare di più", sto qua si arrabbia. Oppure "tu non sei da 5, sei da 100. Si arrabbia il triplo, perché magari lui si è pure impegnato, quindi magari la nostra visione è pure sbagliata. Come sai se quella frase è veramente utile allo scopo? Per dire, a me avrebbe avvilito tantissimo, anche se ero un pigrone. Ora, non voglio arrogarmi il diritto di tizio che ne sa un sacco di educazione, perché non è vero, non sono neanche un genitore, cioè sono un tizio figlio appena finito di nascere e diventato forse senziente negli ultimi anni. Però, se prendiamo la frase "è intelligente ma non si applica", notiamo una contraddizione non piccola e molto forte. Cioè, in teoria, no? Se fossi intelligente, dovrei riuscire ad applicarmi, perché l'intelligenza ti fa ingegnare. Quindi stai dicendo che sono stupido? E invece sull'impegno. È dato dalla motivazione. E la motivazione, indovina chi te la instilla? L'insegnante. Ups, dissing. Allora perché le persone puntano ad arrivare con voti alti? Perché devono farlo. Perché altrimenti sono bocciati. Altrimenti sono vittime del sistema scuola che li lascia indietro. E voi parlate con un ragazzo qualsiasi, noterete che è molto più preoccupato della bocciatura rispetto al non imparare le cose. Oggettivamente un anno non è mica la fine del mondo. Cioè, dai, mi volete dire che un anno nella vita di una persona cambia qualcosa che da 70 a 71 ti cambia qualcosa? Cioè, cosa ci dice questo però? Questo ci dice che molti vivono la scuola come un ambiente coercitivo. E per me questo è sintomo di un problema abbastanza grande, che non è solo nella scuola. È la cosa di arrivare sempre al meglio, di arrivare sempre avanti, di arrivare sempre primi, di essere i migliori, al top, perfetti. Ma oi, sta cosa non mi piace. Sta cosa mi sta proprio qua sul gozzo, perché, cioè, essere perfetti non vuol dire essere arrivati. Ma invece sia nei film, che nelle serie TV, che nel sottotesto scolastico, che nello sport, che in tutta... si tende a valorizzare il migliore. Er meglio, er top del top, er de tizio che ne sa un sacco di roba, è pazzesco. Cioè, perché lo si fa per spingere a eccellere e praticamente aspirare sempre a un livello superiore. E se da una parte questa cosa la capisco, perché comunque la competitività è salutare e avere un certo tipo di contesto ti aiuta a spingerti oltre, spronarti a fare di più, d'altra parte il rischio grosso, e soprattutto nelle persone molto introverse, questo ho visto succedere, è che faccia implodere il cervello di queste persone. E quindi tu mi spingi a essere competitivo così tanto che io mi chiudo a riccio. Quindi chiediamoci perché uno non si applica. Non ha voglia? O perché effettivamente quando ci ha provato ha fallito e si è sentito molto insoddisfatto, amareggiato, perché allora non ci vuole più riprovare? Dobbiamo davvero desumere che la competitività resa come valore primario sia la causa di questo non applicarsi?
Perché mettiamo che sia così, mettiamo che sia così, no? Allora arriveremo ad avere sempre giovani insoddisfatti delle loro prestazioni, sia nel lavoro, sia nella scuola o nella vita in generale, non riuscendo peraltro a godersi quelle piccole cose che invece sono riusciti a raggiungere, quei traguardi che hanno raggiunto nella loro vita. È difficile ovviamente passare il concetto di fare le cose al meglio delle proprie possibilità senza sfociare in una competitività tossica. Suppongo sia fisiologico alla fine, però mi fa specie che, per dire, nonostante i voti scolastici non siano nati con lo scopo di essere competitivi, alla fine di fatto lo siano diventati. E ora, la morale di questo sproloquio non vuole essere di non applicarsi, di abbassare le aspettative, di non puntare in alto, di ridimensionare le proprie aspirazioni. Perché una... cioè, perché rovinarsi la vita così? Io però mi sto tuttora chiedendo quanto effettivamente tutta questa pressione non porti a delle situazioni di stress, di disagio, che poi si concludono nell'apice, nell'apogeo dello stress, quindi con scatti violenti, fisicamente non, a caso, senza un motivo apparente. Poi il motivo c'è, ma nessuno lo vuole affrontare. E quindi qualcuno qui proporrebbe di abolire i voti, no? Tipo gli incel. Che vabbè, hanno torto, tipo in altri contesti, e... ok, ma in questo caso una cosa giusta la dicono? Ecco, a questa risposta c'è sempre la solita frase ricorrente: e poi i giovani non sono più invogliati a studiare siccome non ci sono i voti. Bravo. Questo ci fa esattamente capire, ci dà la conferma di quello che dicevo prima, sul fatto che la scuola venga vissuta quindi non solo dagli studenti, ma anche dai professori, come un ambiente coercitivo. Dipende tutto dal modello di scuola a cui fai riferimento, eh? Alla fine, de jure, non è che siamo messi così male. Comunque, vedi l'inclusione, non siamo messi male. Noi abbiamo i disabili nelle classi normali, cioè, tanta roba. Però, di fatto, l'immagine dello studente efficiente è quella dello studente competitivo. E quello non efficiente è quello che invece è intelligente ma non si applica. Ma parliamo meramente di intelligenza un attimo. La potremmo definire come un'abilità che serve per risolvere problemi e per creare prodotti che sono valutati nella cultura. Almeno così fa Howard Gardner, che nella teoria delle intelligenze multiple ha sfidato il tradizionale punto di vista dell'intelligenza considerata come una capacità unitaria che può essere misurata attraverso dei test. Praticamente fino al Novecento si credeva che l'intelligenza fosse una misura, una grandezza unitaria, uguale per tutti, che potesse misurare in termini oggettivi le persone, quando non è così. Quindi secondo me bisognerebbe trovare un modo per spronare di più gli studenti partendo dai più giovani e puntare sul fatto che devono essere consapevoli. Devono sapere che ci sono più intelligenze e che ognuno ha il suo. Come disse qualcuno, a ciascuno il suo. Non era inteso in questo contesto, ma ok, che appunto ci sono intelligenze più sviluppate di altre. Cioè, che tutti possono diventare bravissimi, ma dipende anche dalle inclinazioni personali, dal contesto, da come hai sviluppato la cosa. Cioè, vi siete mai chiesti perché Barbero va così tanto di moda ultimamente? Perché Barbero è molto... oltre, sì, è molto bravo, ma è molto più accattivante, molto più catchy nei modi di esporre qualcosa. E per tornare al focus principale della puntata, introduciamo un termine che usano molto spesso gli psicologi e tu dici, non ho capito, e loro tipo, ma dai, è facile, l'ho fatto, e tu, sì, ma io ho studiato scienze della cacca, quindi non l'ho... Comunque, locus of control. Cos'è locus of control? È inteso come proprio un posto reale, un posto fisico, però visualizzato nella nostra testa. Cioè, noi facciamo le cose perché c'è una motivazione. Se la motivazione viene da dentro di noi, quindi locus of control è intrinseco, facciamo le cose meglio. Perché? Beh, fisiologicamente perché le vogliamo fare. Cioè, se invece la motivazione viene da fuori, quindi è estrinseco, allora vaffanculo, sti cazzi, me ne frega. Si ritorna a quello che dicevamo prima, ovvero che il voto non stimola gli studenti perché non ha niente di intrinseco.
Quindi, che cazzo me ne fotte? Se non prendo 10, non dipende da me se prendo 2, eh? Dipende dalla prof che se me la stronza. E la valutazione dell'insegnante non... Che sì, ok, possiamo raccontarcela quanto vogliamo, ma, cioè, non può essere sempre al 100% oggettiva la valutazione di un insegnante. Anche se lo vorremmo tutti. Lo vorrebbero anche gli insegnanti. E io non faccio preferenze, tutti uguali per tutti. Sì, vabbè, dai, Io sono Babbo Natale che vola su una slitta nudo facendo l'elicottero. Su. Il design universale per l'apprendimento è una struttura, è un insieme di regole per migliorare e ottimizzare l'insegnamento e l'apprendimento delle persone. UDL. E queste qui hanno basato tutta la loro filosofia su deduzioni scientifiche su come gli esseri umani apprendono. Secondo questo framework, diciamo così, lo studente perfetto non ha a che fare con i voti. Anzi, è quello più motivato, è quello che ha voglia di fare le robe, di conoscere, che si fa coinvolgere. Si lascia prendere e lascia perdere tutto quel contesto competitivo di cui parlavamo prima. Quindi non voglio dire aboliamo i voti, voglio solo dire... Davvero è intelligente ma non si applica? O è colpa tua che non lo sai far applicare? Poi cioè io parlo per sentimenti... E non sono nessuno e non voglio arrogarmi il diritto di voglio cambiare la scuola, però va bene, questo era quello che volevo dirvi per oggi. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, nel caso vi invito a condividerla con i vostri amici, con la vostra insegnante di italiano che vi segue su Facebook e vi commenta sempre con frasi che non c'entrano nulla col vostro post che riguardava il voto al referendum e lei ha risposto tipo ma lo sai che piove, tu, ma che c'entra, non c'entra niente. Ecco, condividete questo video, così si indigna e finalmente avrete una discussione da pari. Perché a quanto pare non siamo ancora pari. Dai, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno.